Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gemma Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3. Allora, dopo avervi mostrato la classe col Weevil e la classe con la LK9, quindi avevi mostrato armi che sono state patchate, armi che ho trovato veramente veramente forti, quest'oggi voglio mostrarvi un'arma, ragazzi, che è una vera macchina della morte. Spero di riuscire a giocare anche bene in partita per mostrarvela, ed è questa, ragazzi, guardate. È una macchina della morte, è fortissima. Allora, 48 dredge, mitragliatrice con raffiche automatiche da 6 colpi, ogni raffica con elevata cadenza di fuoco. L'ho equipaggiata con mirino aureo, estrazione rapida, fuoco rapido e caricatori rapidi. Poi ho anti-scheggia, sciacallo e prestigiatore. Allora, quest'arma già di per sé ha una cadenza elevata, poi dopo la patch è stato aumentata ancora di più, quindi è stato aumentato il fuoco rapido di quest'arma, e con fuoco rapido accessoriato aumenta nuovamente. Quindi, ragazzi, le 6 raffiche le spara velocissime. Allora, se beccate dal petto in su con una raffica da 6, ammazza, altrimenti ce ne vogliono due. Ero un po' indeciso tra il mirino e il mirino reflex, perché con il mirino reflex riesco ad avere un po' più precisione, ma l'unica pecca è che mi copre un po' troppa visuale, mentre il binocolo, come sapete, ha da spazio anche sopra, quindi riuscite a vedere anche i nemici che saltano. Allora, io andrò subito a provare quest'arma, ovviamente sempre con il mio specialista preferito, che è la Battery con corazza cinetica. E niente, adesso andrò in partita, penso di fare un'uccisione confermata, bella veloce veloce, e ci becchiamo in partita. Eccoci qui, ragazzi, siamo su uccisione confermata, Fringe. Una bella mappa. Siamo con il nostro 48 dredge. Aspettiamo qui qualcuno che sicuramente verrà, ovvio. Ma muori! Vabbè, vuoi mettere l'UMP contro il dredge? Allora, questo mi darà del filo da torcere perché salta! Salta come un dannato! Salta di nuovo, vaffanculo. Questi sono tutti quelli con lo scaf. Mamma, che mira stamattina, ragazzi. È una cosa assurda. Quando gioco la mattina non riesco a mirare. È incredibile. Oddio, finito i colpi. Ma vai a dormire. Ma guarda quello con la Semtex. Ragazzi, ma avete visto quanto è forte quest'arma? Allora, UAV. UAV. Ragazzi, c'è quello UV-LAN che salta come un grillo. Oh, è morto. Ma è incredibile come faccio a saltare in quella maniera, eh. Guardatelo, guardatelo, salta, mi sta ammazzando solo lui. Oh mio Dio, cosa ho fatto là dopo? Allora, via. Vai. Oh. Allora, gestiamoci con calma la situazione. Ragazzi, hater! Oh! Si va di hater! Ora muoio io con l'hater, dovete sapere questo. RPG
bitch. Ricarichiamo. Eccolo stronzo. Ah, ce l'avevo quasi fatta. Salta, salta, salta adesso, salta. No, da raga, però l'unica cosa è che quando spari così, senza mirare, è un po' imprecisa la raffica. Dovete stare molto attenti agli scontri ravvicinati, perché sennò vi fanno fuori. Guardate quello che ha preso il mio dredge da terra. 27-12, miei cari ragazzi. Oh, sì, guardate come buca la corazza di quel jumper lì. Solo lui mi sta ammazzando praticamente. Non ho altri nemici che mi stanno ammazzando, solo lui. Ok. Raga, è una macchina da guerra. Troppo forte. Corazza disattivata. Nemico. È incredibile. Perimetro stabilito. Andiamo qui. Ricarichiamo. No, lo sapevo che mi dovevano ammazzare, lo sapevo, me lo sentivo. Rombo di tuono ostile. Via, 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 via. Eccolo lì, salterellino lì. Ah, Juvilan, Juvilan. Sempre lui. 96-94, o 65, scusate, la partita si sta avvolgendo al termine. Sono contento lo stesso della partita che ho fatto. Anche perché via. Via, via, via. Oh, abbiamo vinto. Ragazzi, 38-17, 28 confermate e 9 negate. Un hater chiamato. UAV, cioè UAV in quantità. Camper anche in quantità. Allora, io vi dico di non vedere proprio il gameplay che ho fatto io, perché ovviamente non ho giocato al meglio, però me la sono cavata egregiamente. Volevo farvi vedere giusto l'arma e la forza che ha quest'arma, perché è fortissima. Poi con quel ratio di fuoco che ha è impressionante. Se con una raffica se lo prendete, io penso di portare o uno o due video a settimana di queste armi qui, che io delle armi che io mi sto trovando bene. E delle classi particolari che riesco a fare. Ovviamente se riesco a trovare una bella classe, ve la condivido. Se non trovo niente, è inutile che vi porto un video. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti se utilizzate quest'arma, se la proverete, se avete intenzione di provarla, se già la usate, con quali accessori. Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. E ci becchiamo al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer. Ciao. We can break apart the